Mini recensione richiesta da Patreon da Manuel Ammavuta, che mi chiede di parlare di quel filmettino poco interessante del 1957, ovvero Il Settimo Sigillo, con un grandissimo Max von Sydow, bianco e nero straordinario. Narra la storia di Antonius Bloch, questo crociato che torna dalle crociate, torna nel suo paese, un paese distrutto nella miseria e nella peste. Cosa succede? Davanti a lui si staglia questa figura enorme che è la morte che è venuto a prenderlo. Lui decide di portare avanti la sua storia, riuscendo a convincere la morte a fare una partita a scacchi con lui. Se vincerà avrà la vita in cambio. La morte decide, annoiata, di dargli il tempo che vuole di fare questa partita a scacchi. Mentre succede questo, il nostro incontra un gruppo di, diciamo così, circensi che vivono per la strada, che gli daranno un po' di speranza anche nella sua mancata fede divina. Che vi posso dire del Settimo Sigillo? Che vi posso dire? Un film girato, montato, sceneggiato in tale maniera è talmente al di fuori dalla logica del capolavoro che qui siamo di fronte a una delle cose più belle e vietate in minuto, ma proprio qui davanti l'ambulanza, non per cazzo. Quindi dicevo, Il Settimo Sigillo è un film magnifico, appunto, la storia di questo blocco, questo cavaliere che non chiede più, ormai ha perso la fede, Dio forse c'è, ma non ha alcuna più valenza in questo mondo deflagrato di un Bergman completamente distrutto, che non crede a niente se non appunto alla morte stessa, che è l'unica cosa che esiste e che dà in realtà quasi soddisfazione alla vita stessa. È un racconto morale assoluto, un racconto che oltre a ciò che dice a livello narrativo è talmente bello visivamente che lascia stupefatti. Ogni inquadratura è un quadro vero, nel vero senso della parola. Bergman si rifà a 6.000 stili pittorici, utilizza anche alcune luci che appunto provengono dall'espressionismo, ma le rinnova, le mette in scena, che poi anche con L'ora buia e altri film tirerà fuori questo modo appunto di fotografare in bianco e nero, che poi Lynch e tutti gli altri berranno fino all'infinito. Ma questo Settimo Sigillo è anche un film di cui è difficile parlare, nel senso che è talmente bello, talmente importante, che storicizzato, che ogni cosa che dico è stata già detta mille volte. Recitazione straordinaria di un Max von Sydow, roba da sentircisi male. Montaggio divino, i tempi sono perfetti, tutti i personaggi sono descritti in maniera incredibile e i soli tre, solo le inquadrature di loro due, la morte e lui che giocano a scacchi su quei fiordi, valgono tutta l'intera filmografia di 370.000 shooter di merda che adesso girano dall'America negli ultimi 30 annetti a questa parte. Quindi cosa vi posso dire? La scena finale con la morte sulla collina è qualcosa di incredibile, un film talmente straordinario che non mi sento altro che di poter dire guardatelo, 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 anche se non lo capite, perché per capire un film di Bergman non ci vuole sicuramente una sola visione, ma ce ne vogliono almeno 3 o 4 per riuscire poi a entrarci bene dentro, anche 10, per poi amarlo fino alla follia. Vuol dire guardarlo come me circa una volta al mese e non stancarsene mai, perché qui siamo di fronte sì al cinema di intrattenimento, perché alla fine il film è quasi un fantasy, ma siamo di fronte alla purezza appunto della settima arte nella sua più grande forma, ovvero quella che intrattiene attraverso appunto un movimento artistico come quello bergmaniano, che ha talmente influenzato tanto i registi a venire, che è praticamente appunto ormai un modo di dire. Questo Settimo Sigillo è e resta uno dei miei 50 film preferiti di tutti i tempi e nessuno mi sa che lo leverà da questo enorme, ma per me importantissimo, podio.